Eh ragazzi, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video, anzi, in questa nuova live, intanto, ciao a tutti, ci risiamo, siamo di nuovo un po' su, uh, su Twitch e proviamo ancora questo esperimento che abbiamo fatto la scorsa settimana, siccome vi è piaciuto, ragazzi. E poi abbiamo um, anche fatto diciamo delle bellissime live perché mi sono arrivati tantissimi messaggi da tante persone, insomma, tanti di voi, ma anche. Uh, da persone, diciamo anche di, di un certo tipo, quindi anche ex uh, um, docenti, insomma, eccetera. So, tanti complimenti, molto bello uh, e, e sono molto contento appunto di, di riprovarci. Allora, riproviamo a fare questa live su Twitch, vediamo come va. Anche per un canale alternativo a YouTube uh, stiamo crescendo, e poi voglio riprovare l'ebbrezza uh, di toccare di nuovo i miei primi mille iscritti, perché manca <ride> pochissimo e ci arriviamo. Insomma, va bene. Allora, uh, intanto il mercato cripto è ancora abbastanza uh, diciamo in crisi, chiamiamolo così, dopo la questione um, di quello che è successo, ragazzi, e, e ci può stare assolutamente perché è, è una fase estremamente delicata del mercato, ma soprattutto, come vi ho detto nella live di ieri, eh, siamo andati a crashare, diciamo, a breccare dei livelli. Eh, rilevantissimi che mh, dobbiamo assolutamente tenere a mente. Tanto, io sto chiudendo 1754 eh, finestre, ragazzi. Così eh, vi metto poi eh, il grafico oh, in, in condivisione. Allora, intanto, vi saluto come sempre e vi chiedo se vi siete ripresi un po' dalla, uh, questione, e dalla questione Luna, um, continuate, diciamo, anche là, uh, un po' il giochino. no? In questi giorni dici luna riprende, risale, non risale. Io ho ricevuto tanti commenti, tante mail e ho dibattuto anche tantissimo. Spiegando che il motivo eh, diciamo di, di che, che è anche sovrapprezzata diciamo, rispetto, rispetto all'attuale situazione, visto che in realtà, eh, ragazzi, l'hanno diluita così tanto di market cap che eh, ancora adesso diciamo c'è una capitalizzazione elevatissima. Allora, eh, intanto grazie a tutti. Eh, benvenuti ovviamente. Eh, eccetera. Vabbè, ragazzi, allora, grazie, 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 grazie. Grazie. Eh, sì, dopo video lunedì molto bello il video, molto corposo, ragazzi. Purtroppo eh, devo essere sincero, queste ultime mh, eh, situazioni, diciamo, queste ultime eh, settimane sono molto delicate. E quindi un po' eh, il saltello, no? verso una mentalità un po' più uh, attiva in termini di investitori, bisognerebbe farlo, ragazzi. Questo è, è, è abbastanza mh, importante. Allora, siamo già in chiusura del settimanale. Mm, sai che non l'ho visto oggi, ma in realtà non credo, perché eh, vedo, insomma, anche con piacere che il mercato è rimasto in piedi tre giorni. Allora, questo è un settimanale che potrebbe anche essere positivo quindi rialzista vedremo allora eh, intanto ciao Gianluca io avevo preso gli euro e da incosciente pure. li avevo messi in rendita sul nexo come fossero dollari mi sembrava un'operazione super safe non ne azzecco una fortuna che era una piccola cifra eh vabbè eh, questo non l'ho capito oh Gianluca quindi in questo momento mi, non ho capito a cosa ti riferisci e eh, eh, non ho, diciamo ho, ho letto di, di questa storia degli euro va bene allora buonasera Mero a che livelli avrà lo short su, su Solana? Allora la vediamo oggi magari ne parliamo e, e vediamo un po' BTC sta eh, lateralizzando come avevi detto te sì sta lateralizzando perché eh, c'è un costrutto legato alla forza e alla velocità di e ribasso di un mercato con il suo tempo no? questa sincronia uh, insomma è, è abbastanza uh, uh, standard cioè quando un mercato accelera in maniera molto veloce poi si ferma per una questione insomma eh, legata ai prezzi di equilibrio quindi interessante intanto Gianluca dice ah le avevo convertito in Se ti un piccolo pezzo so. Era meglio che ti tenevi gli euro. Va bene, uh, infatti ci hai fatto spaventare. Ci che annexo. Ho detto che mi sono, me lo sono perso in questo momento. Uh, allora, le maglie regalo di FTX, vedo di farle questa settimana, ragazzi. Perché uh, semplicemente, settimana scorsa c'è stato un macello e quindi non siamo riusciti a definire con i ragazzi, di FTX uh, quali hanno vinto gli swag. Quindi uh, e li facciamo in settimana assolutamente ragazzi, poi tra l'altro sto registrando gli ultimi episodi del mio corso It's Training Time Basic 2, eh, mi sono lasciato prendere la mano, oggi ho fatto un video gigantesco di un'ora e quaranta, poi lo faccio editare questa volta ragazzi così perché, ma poi a volte mi chiedo, dico ma forse li faccio troppo completi, perché c'è veramente tanta roba e quindi dico altro che basic questo qui, cioè ho detto vabbè. Eh, io lo lascio lo stesso, ragazzi, poi speriamo. Insomma, di solito eh, le recensioni sono iper positive, però a volte mi rendo conto che magari servirebbe un altro me che si ricorda no? quando hai iniziato, quando avevo vent'anni, e eh, diciamo. Eh, e qui mi sono lasciato prendere la mano e non riesco a fare questa cosa, ma do domani la facciamo. Una domanda sull'una, ma Binance ha volumi enormi, chi è secondo te che continua a tradarla? Ma la tradano i bot, perché Luna con una volatilità del genere gli fa fare un sacco di soldi agli exchange, ragazzi, questo è il discorso. A dire la verità, io uh, me ne sono comprato un tot, una cinquantina di dollari, perché me li conserverò per sempre, come un NFT eh, per indicare il disastro totale di questo mondo allora, hanno deciso di prendermene milionate ragazzi, così, ridendo e me le tengo come spazzatura digitale e si può dire in questo modo va bene, va questa non è ovviamente non è un rivestimento è solo un gioco, ragazzi per eh, avere i token una volta si faceva tanti anni fa nel 2006 si faceva si prendevano e questi token delle de, de, ICO fallite, cioè, si citerevano, dice vabbè io ho il token, insomma così come ricordo, poi hanno fatto gli NFT ed è diventato l'NFT la moda di tenere questa roba, va. vabbè, insomma. Ho visto che il piano di rilancio di Luna, sicuramente il team deve lavorare tanto, ma anche il piano di rilancio è una porcheria, cioè ragazzi, veramente. Eh, poi eh, vediamo se riescono a tirar su, eh, non hanno ancora capito che se nonno, eh, distruggono proprio, bruciano totalmente gli UST perché la capitalizzazione di UST è gigantesca e quindi il PEG non lo riprenderà mai in questo modo. Quindi o la distruggono, cioè, ne fanno so, 100 milioni. <ride> allora poi il PEG lo riprende ovviamente perché tolgono diciamo, l'offerta, altrimenti non ha senso. Non so neanche se si può fare, però, ragazzi, perché a dire la verità non ho, ho visto se l'algoritmo lo permette. Comunque, insomma ho visto che volevano forcare, sinceramente ci sono modi migliori per spendere il tempo che andare appresso a vedere cosa realizzano e cosa fanno sicuramente è molto brutto per chi magari ha ancora USD in portafoglio e sta aspettando per capire perché l'uno ovviamente è andata così però la questione di UST, insomma allora, oggi vediamo l'andamento di Solana sì, 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 Andrea, certo, ciao intanto Uh, lo vediamo uh, l'andamento di Solana e vediamo anche altre cose, però io prima volevo riprendere quello che era uh, il, il mio vecchio grafico, quello che vi ho fatto vedere lo spread con il uh, Nasdaq per vedere un po' quello che sta facendo Bitcoin, perché un po' vi faccio vedere due grafici, uno che ho fatto un anno e mezzo fa e <ride> l'ho tenuto così, perché è sempre bello ragazzi vedere poi come si evolvono le cose, perché quando noi facciamo i grafici di lungo periodo non dobbiamo mai toccarli, perché i grafici di lungo periodo... Sono lunghi, quindi si verificano poi con calma. Allora, questo grafico io l'ho fatto per un video un anno e mezzo fa, eh, dove facciamo una specie di, di lezione sui punti dip eh, nel 2021 che il mercato poteva toccare. Con livelli di ingresso di breakout e, e livelli di ingresso in dip, eh, queste strutture io le avevo create. Questi livelli che vedete qui li avevo creati per eh, chi voleva assumere, diciamo, una posizione su Bitcoin ehm, nel lunghissimo periodo e non era riuscito a salire sul carro. So, mi ricordo questo video, allora quel giorno in un, abbiamo fatto questo gioco. Guardate, eh, questo tipo di video sono simpaticissimi perché. Perché vi fanno ricordare co come eravamo? Allora, qui intanto è stato cancellato, ma in realtà questa linea blu: 52 è il primo ingresso in break, e poi c'era il secondo ingresso in break. Quindi, questo in realtà è un ingresso in break, e, e poi c'era il primo ingresso in dipper raggiunto proprio in questa zona. Perché eravamo già dopo, ragazzi. Se non sbaglio, quando ho fatto il video, il crash di maggio eh, dello scorso anno. Quindi eravamo in questa zona qui quindi ha fatto solo l'ingresso in break l'uno il 2 non l'ha fatto e poi ha fatto l'ingresso in dip l'altro ieri no questa settimana scorsa però poi c'è l'altro ingresso in dip guardate dove sta ragazzi io sto riso perché ha detto oh mio dio speriamo di non arrivarci però in realtà, uh, non era poi così tanto strano no? il fatto che il mercato potesse fare un bear market chiuso in queste condizioni, diciamo un po' più mh, eh, diverse. Allora, ciao, Marco. Ciao, ciao Marco. Ok, <ride> grazie. Uh, ci vediamo tutti. Stasera, discorso BCE, Powell è E va che voi che dicano le stesse identiche cose. Mauro, finalmente inizia il bear market. Allora, il bear market, in realtà, ragazzi. Oggettivo è iniziato proprio la settimana scorsa perché statisticamente parlando abbiamo dovuto attendere al vero break del minimo precedente, quindi oggettivo eh, è giusto dirlo eh, in termini proprio statistici, il, il bear market inizia dalla scorsa settimana, ma a dire la verità non è stata confermata perché in realtà la settimana scorsa non ha breccato il livello di minimo vero che sono i 30.000 dollari, un livello di supporto in questo momento, 30-29 29000 perché in realtà non c'è chiuso, quindi in pratica è, vabbè, cioè, ma lo sappiamo che siamo in bear market ragazzi, non è che eh, ci vuole un genio, eh, però sì, se vogliamo in effetti una conferma proprio ufficiale, teoricamente con il break del minimo ci starebbe, però vedi la close non l'ho fatta, infatti se io mettiamo, diciamo, la questione così, è questa settimana che sta tentando, vedi, di fare un nuovo minimo. Eh, tra le altre cose questa è una struttura estremamente particolare perché riecheggia alla grandissima quello che è il eh, vecchio eh, sistema di distribuzione di Wyckoff, che eh, ne abbiamo parlato tanto ragazzi, tra le altre cose è rientrato anche in di queste lezioni che sto registrando eh, per il nuovo corso proprio perché eh, rientra Wyckoff alla grande eh, come sistema di distribuzione. Vedete che la struttura di Bitcoin è molto simile eh, in questa fase. Conno, però la parte poi di successivo rialzo in pratica questa qui che è stata eh, quasi inesistente perché eh, era l'inizio appunto del famoso semestrale che non è mai avvenuto non ci ha mai portato a 52.000 dollari 54 che era il grande 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 il grande target il grande obiettivo che avremmo Dovuto raggiungere soprattutto per non rischiare tanto tantissimo, insomma. Ok, quindi eh, al momento siamo in questa condizione. però questo grafico volevo farvelo vedere perché io ho sorriso quando stamattina l'ho aperto perché era esattamente fatto un po' di, di tempo fa. Allora, intanto, vediamo questa domanda: ciao, Mauro, 31 giorni di mensile su BTC? Dato che è stato così bastissimo, non sono troppi. Sì, uh, ciao, Queen, uh, secondo me sono troppi uh, e ho anche il dubbio sulla questione legata al trimestrale Questo non è sicuramente un trimestrale Secondo me potrebbe essere un quadrimestrale Quindi eh, sta cambiando quindi totalmente eh, la struttura È un po' completa, complessa l'analisi ciclica Io aspetto ragazzi Perché eh, andare a inventarci storie Quando il mercato non ci dà segnali standard e, e realistici Da andare a tradare eh, poi alla fine è solo un gioco del, delle parti quindi alla fine, insomma, sì, facciamo tante ipotesi, però ci confondiamo anche tante. A me non piace perdere tempo in queste cose, quindi aspetto sempre che il mercato mi dà la, la strada. Però è anche vero che se tu guardi bene, per esempio, questa M eh, classica ciclica eh, beh, è stata disegnata, ragazzi. Quindi non vorrei che proprio in questa struttura del ciclo annuale qui siamo andati a fare un minimo rilevante probabilmente, magari lo potremmo vedere nei prossimi giorni, perché l'ipotesi eh, di eh, una possibile annuale eh, corto, da 300 giorni, quindi mh, corto rispetto ai standard delle cripto, eh, ci può stare, eh, ci può stare. E, e, però insomma ragazzi, senza un dato, senza una ripresa di trend, che, che ne parliamo a fare, cioè, eh, non, è, eh, diciamo, non ha molto senso secondo me, perdiamo tanto, tanto tempo per dire cose che sono. bisogna seguire il mercato bisogna fare trend is your friend avete visto l'importanza di avere un trend is your friend nel caso luna ragazzi e, e, e proprio questa mattina mentre registravo perché vi sto dicendo stavo registrando queste cose mi risento in quel vecchio corso fatto quattro anni fa ragazzi quattro anni fa questo corso qui e, e, e c'era un episodio dove parlo del cigno nero e dico a tutti quanti quelli che non lì che il cigno nero viene una volta ed è proprio in Trend Is Your Friend che vi salvate dal cigno nero. Quindi quella è una tecnica per evitare che quando avviene il cigno nero perdete tutto. L'ho detto, dichiarato proprio in quel video lì. Tra l'altro, uh, mi, piace, mi piaceva di più uh, quel modo di esprimermi perché ero più presto, no? più di cuore. Infatti, mi piace molto quel vecchio corso a me perché mi fa sentire, insomma, più, lo, lo vedo più emotivo, e, è meno tecnico magari, però è più emotivo. E, e, e proprio il concetto è sempre lo stesso, ragazzi, anche in queste strutture cicliche che andiamo a vedere, se il mercato non inverte, è inutile che andate a anticipare cose che non avvengono, questo è il discorso. Ora, eh, nella giornata di, di ieri ho parlato anche della questione ciclica molto rilevante, ma a me quella che spaventa tantissimo è la questione legata al mercato della DeFi e sono ancora in dubbio sul, sul, sull'operato perché eh, si potrebbe anche tentare di fare delle coperture short magari sempre tenendo following uh, però ancora non mi sono mosso da questo punto di vista ragazzi poi magari se faccio qualcosa ve la dico perché mh, devo riprendermi un po mentalmente e focalizzare molto bene i grafici altrimenti in marasma di questo tipo dopo la settimana scorsa che magari siamo stati sul pezzo tantissimo eh, si eh, tende poi a metterci molto giudizio personale, magari ad essere estremamente eh, a vedere rischi che non ci sono. Ecco, questo è il discorso, ragazzi. Eh, perché un po' i bias ce li abbiamo, visto che abbiamo vissuto, anche se io, come sapete, avevo lo short aperto su Luna, quindi ho raddoppiato praticamente il capitale, quello che ho presentato a Bologna eh, dal vivo. Non vi ho presentato l'operazione dal vivo perché era lì, eh, però eh, c'è anche da dire che, nonostante quello, comunque un po' no. Quella sensazione di dire attenzione, crasha tutto, ce l'abbiamo. E quindi andare a fare analisi in questo momento sarebbe anche un po' forse forviante. Magari sarei estremamente ribassista e non guarderei bene il grafico, non sarei molto oggettivo. Quindi sto aspettando di sbollire un po' per andare. Sicuramente non faccio nulla in termini di eh, operazioni perché il trader. Eh, 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 se vuole operare in un mercato quando ci sono questi spazi così o oh, devi essere estremamente concentrato quindi non voglio operare in questo momento um, e eh, eh, ci può stare nel dubbio si accumula per i prossimi due anni beh eh, sì e no però anche questa cosa no, di andare a accumulare delle dip contro trend io non sono favorevole come sai non è un errore non è una strategia sbagliata è una strategia che io non ritengo valida perché inefficiente riprovata da 10.000 studi quantitativi poi lo so che va di moda ragazzi però non è così informatevi andate dai professionisti proprio che, che insomma se leggete libri di analisi quantitativa vi spiegano che il piano d'accumulo non è una strategia efficiente però è anche vero che vi elimina tanti problemi quindi ne abbiamo spesso parlato di questa cosa a me non piace tanto perché io oggettivamente ragazzi magari lo faccio un po di mestiere ecco diciamo così quindi magari perché andrà a contro trend insomma aspetto un po no aspetto un po prima di accumulare già eh, insomma sono parecchi quindi eh, io preferisco fare così però non dico nulla se qualcuno di voi vuole comprare dippe è sbagliato teoricamente lo sapete ve l'ho detto mille volte non andate contro trend, poi ognuno fa quello che vuole. A me non è che sto lì con il, il fucile, va bene, ragazzi? Allora eh, perché è sbagliato? Perché il cigno nero è dietro l'angolo? hai visto che è successo a Luna? Io compro, lo aspetto due anni. Non è così. Luna è crasciata. Era una top, sì è vero. Una, un progetto con tanti bug, però era sempre una top 10 delle cripto. Quindi è vero, Bitcoin non c'entra niente, però io non lo so. Mi so. Vabbè, eh, a, allora aspetto un attimo. Allora, secondo te, siamo in stagflazione. Uh, secondo me, uh, se vuoi sapere il mio punto di vista sui mercati old, eh, parliamone pure. Io uh, ne ho parlato anche due giorni fa con un amico. Ehm. Uh, allora, finita la Federal Reserve, eh, il rialzo dei tassi toccherà la BCE. Eh, se non lo fa già oggi, eh, la BCE eh, dovrà decidere cosa fare, ragazzi, perché? Eh, l'inflazione c'è, allora, l'inflazione è stata anche voluta, è inutile che loro lo, possono dire quello che vogliono, ragazzi, è tutto costruito qui. Eh, poi io non dico queste cose, non mi interessa fare geopolitica e invenzioni, però, eh, d'esperienza negli ultimi vent'anni non succede nulla di questo tipo senza che alcune nazioni estremamente potenti ne siano a conoscenza o addirittura lo accettino. Quindi, evidentemente, c'è eh, una logica di creare un po' di inflazionare un po' il mondo, no? Bene o male, sicuramente bene, dovrebbe essere bene da certi punti di vista, malissimo da altri, però um, il concetto è stagflazione: sì, perché il uh, problema delle banche centrali è che nei prossimi anni dovranno riassorbire tutti gli eccessi che hanno creato. Uh, e, lo, e loro lo sanno ragazzi quindi il concetto è che probabilmente soprattutto il mercato old potrebbe anche rischiare di stare in una stasi per 3-5 anni uh, come fu appunto dopo la bolla del, di internet e lì ragazzi dovremmo farci il conto perché mh, soprattutto il mercato classico eh, rischia veramente tanto le cripto rischiano magari in una fase di ribasso più pronunciata all'inizio però poi dopo non sono collegati quindi Uh, Marocchi libri consigli per il mindset. Allora, io ne ho letto uno. Uh, veramente molto bello, che vediamo se c'era qui. Eh, però mm. uh, vabbè, no, no, non lo trovo. Uh, ok, in questo momento, che okay, è un libro in inglese, mi sembra che si chiami What I Learn Using One Million Dollar, una cosa del genere. Uh, insomma, adesso lo troviamo. Perché è interessante come Mindset? Ragazzi, perché il libro vi racconta una storia e vi spiega che. Eh, non esistono oh, tutte queste strategie bla bla eh, invenzioni eh, de del trader eh, o indicatori magici o analisi magiche che non esistono ma esiste la pianificazione del trading e la gestione dell'operazione allora a me è piaciuto tanto perché eh, da esperienza vi assicuro che è così eh, per esempio abbiamo un'operazione long ragazzi in academy aperta per la nostra strategia mensile che io sto gestendo con grande difficoltà però vediamo se un'operazione che è entrata praticamente in un mercato totalmente sbagliato la portiamo a chiusura del mese se riusciamo, ovviamente bisogna anche eh, avere un pizzico di fortuna però se riusciamo a portarla addirittura in break even, cioè a zero o addirittura in positivo al mese di maggio se riusciamo a fare questo è solo per la gestione della posizione e il trading plan nient'altro ragazzi non è una magia, un indicatore magico eh, a me è piaciuto tanto quel libro quindi te lo consiglio in inglese è scritto un po' complesso però non è... Eh, diciamo, stranissimo da andare a leggere. Uh, come si capisce quando c'è un'inversione di trend? Uh, ti compri il mio corso e ti segui il modulo dell'inversione di trend. Allora, è perché proprio di quello? Va. Allora, per rispondere a questo domanda, ho registrato due moduli sono circa 5 ore di lezione. Allora, tu la spiegata spiegare con un messaggio. Allora, mi fa piacere, diciamo, la uh, eh, la domanda perché è interessante. Allora, come si capisce un'inversione di trend? Eh, ci sono le figure di inversione di trend, puoi, te, te le puoi studiare quelle di analisi tecnica classica. Eh, quando un trend inverte, eh, crea quasi sempre delle figure di inversione di trend, che sono per esempio la Wyckoff, una figura di inversione, questa qui che ti ho mostrato prima. È una figura di inversione ribassista. Poi c'è anche la walk off al contrario, il testa a spalle, per esempio, è una figura di inversione eh, di trend. Poi ci sono alcune figure di inversione di trend. La mia preferita sono le eh, barre di congestione, quindi i rettangoloni. Eh, ovviamente prendila con le pinze perché da qui poi ci sono un milione e mezzo di approfondimenti da andare a comprendere quando effettivamente. Ha una validità o meno il breakout per esempio di una di queste figure e la conferma di queste figure? Purtroppo non esiste un, nel trading una regoletta che voi ragazzi andate a applicare, ma bisogna avere veramente tante skills messe insieme per dire questa sì, questa no, questo è il problema. In particolar modo ti faccio visto che la domanda è stata veramente interessante, ti faccio vedere questa cosa qui perché proprio Bitcoin in realtà sta facendo una eh, conferma di un'inversione di trend ribassista è proprio quella cosa brutta che noi ci stiamo aspettando. Cioè, questa zona qui è talmente pericolosa, e purtroppo anche la mia amarezza la scorsa settimana, che magari avete visto un po' uh, sotto i baffi, un po' di, di rabbia barra delusione, proprio per il fatto che a causa di un evento eh, terzo, di, di un progetto che addirittura alcuni dicono adesso scam, non, non scam, io ovviamente non, non entro in queste polemiche sterili, perché non mi interessa, poi non ho, diciamo, contatti col team, quindi non so se è vero o meno. Però... A caso in progetto terzo Bitcoin è andato a breccare uno dei livelli tecnici di enorme importanza che lo porta comunque ad avere una debolezza eh, rilevante, estremamente rilevante, proprio nel, nei prossimi mesi. Proprio perché questa è una figura di inversione, eh, questa è una figura di inversione. Perché se Bitcoin va a crashare e breccare questo livello, conferma una figura di inversione di medio-lungo periodo. Nonno di breve, di medio-lungo periodo. E lo fa a causa di un evento terzo esogeno che non c'entrava niente con Bitcoin perché è stato utilizzato per fare quelle fesserie lì. E però poi ne andiamo a pagare le conseguenze, ragazzi, perché vi assicuro che è così. Perché anche se è un evento esogeno, anche se Bitcoin non c'entra, la struttura si è comunque inclinata, questo porta un principio riflessivo da parte degli investitori per cui gli investitori retail vanno in panico, escono dal mercato, addirittura fanno short selling, gli istituzionali attendono e questo è il problema, non vi pensate che gli istituzionali siano così all'occhi che fanno il buy the dip, non è così ragazzi, aspettano il momento giusto e poi comprano Sono, uh, gli istituzionali si muovono così ragazzi, ovviamente dipende da quello che devono fare, se devono speculare fanno così, se devono accumulare da qui ai prossimi 30 anni, Salvatore gli sembrano le riserve di Bitcoin, magari compra a prescindere. Fermo restando che bisognerebbe anche capire alcuni di loro se sono in grado di farlo. Perché vi assicuro che a volte forse andiamo a, a dare molto di più uh, peso, magari a, a figure istituzionali di quello che hanno. Perché non è proprio del tutto così. Comunque, questa è una figura di versione di trend di medio-lungo periodo perché è costruita su time frame settimanali è anche eh, visibile, per esempio, una eh, struttura a duplice con una specie di testa a spalle, eh, un po' strano, che vedi è stato fatto qui, un testa a spalle che in realtà eh, andrebbe calcolato, però non il log, esatto, l'ho tolto perché eh, va corretto così. Vedi, questa è una specie di testa a spalle con il breakout e poi una specie di pullback a completare questa figura di inversione questa è una classica figura di inversione tipica, comunque leggiti Analisi Tecnica dei Mercati finanziari di Murphy che ti spiega un po' di basilarità ovviamente quello è un vecchissimo libro degli anni 90 quindi va assolutamente poi eh Rivisto, insomma, con quell'ottica lì. Va bene, ragazzi, allora intanto vi fanno piacere queste domande. Io però vi mostro intanto il grafico e lo spread, così andiamo a fare un po' di macro oggi e di analisi macro. Tutte queste live sono un pochettino più ehm, eh, a braccio. Allora, eh, la dominance che è il vero indicatore eh, rilevante, ha fatto questo break del eh, precedente massimo. E ancora in barra di congestione. Ecco, per esempio, questa la dominance sembra stia disegnando. Guardate, una figura a me un po' queste cose mi preoccupano un pochino, ragazzi, non tanto, però un pochino, sì. Perché ha molta similitudine questa struttura qui con questa questa parte è sempre qui, ragazzi. Ok? Ora, uh, Wyckoff funziona o non funziona? Wy Wyckoff non funziona se l'applicate con tutti questi disegnini, ragazzi, perché non ha senso. E non, deve, non mi ripeto qui, io lo penso così, poi ognuno ha la propria opinione. Io ho tanti dati eh, quantitativi e scientifici per questa affermazione, però fidatevi di me perché non vi posso spiegare una cosa del genere. E, e poi se voi la volete applicare come è fatta a Wyckoff, applicatela in quel modo, ognuno fa quello che vuole. Però eh, questa figura ha molte similitudini questo significa che se una dominance mi va a invertire ragazzi succede qualcosa alle stable alle TH perché il problema è che come ci arriviamo qui? cioè se questa inverte il trend e sta fino a questo livello vabbè ci sarà un bear market risolviamo così ma sopra questa zona ragazzi questa zona qui sopra e succede qualcosa nel mercato perché Ethereum è troppo forte in questo momento. Quindi, perché per Bitcoin andare sopra questo livello, sopra i 50%, intendo, eh, significa che qualcosa succede nel mercato. Quindi abbiamo sicuramente un, un, un impatto notevole. Allora, eh, a meno che insomma, non, appunto, non viene utilizzato, non so, da uno stato grosso come valuta Bitcoin. quindi... Un evento esogeno che riguarda solo Bitcoin e allora gli fa aumentare la cap. Altrimenti l'unico modo per farlo salire sopra i 50 punti percentuali di dominanza è il crash di Ethereum e delle stablecoin. Non c'è un'altra soluzione. Sì, poi ci sono le 12.000 criptovalute che pesano 0,001, falliscono tutte magari okay, e danno un punto percentuale, ma ragazzi... Allora, questa figura per me è molto pericolosa. Io... Uh, terrei questa figura sotto stretta osservazione perché per me è, è, intanto è un'analisi di un ciclo annuale appena iniziato però se arriviamo in questa zona fino a questa zona non c'è nessun problema che teoricamente come vedete è proprio la chiusura del ciclo annuale del 2022 cioè questa estate diciamo quindi questa ultima gamba che purtroppo dovrebbe mancare se sopra questa zona è un disastro secondo me anche perché eh, il superamento di questo livello sancisce un'inversione di trend di medio-lungo periodo, perché la dominance scende, ragazzi, sostanzialmente dal 2019, perché Ethereum è più forte rispetto al solito dal 2019. È vero che qui abbiamo un doppio massimo, però è anche vero che la dominanza scende dal 2019. Cioè, in pratica, non fa più salite da, que da quell'anno. Se io vado a strutturarmi qui una barra di congestione che mi inverte, perché il prezzo va al di sopra del, del 50%, sta succedendo qualcosa perché poi inverte il trend poi magari non dura, si ferma, bla 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 perché la forza del trend non dipende dall'inversione non è che è detto che se poi sale lì arriva a 70 però se arriva a un'inversione di trend sicuramente ragazzi è successo qualcosa ora come vedete finora non è cambiato granché proprio perché Ethereum è molto forte e quindi la dominanza a 120 giorni dall'inizio del suo nuovo ciclo annuale Sostanzialmente è sempre ferma intorno a 45. Va bene? Quindi, eh, se dovesse salire un pochino di più, eh, ci può stare. Ma e non è una cosa strana, diciamo, fa l'ultimo a lungo. Ecco, però, questo è un grafico che io terrò fortemente sotto stretta osservazione perché eh, questa zona è una zona non limits. Proprio io, Secondo me, è una zona non limits. Per l'intero mercato cripto, eh, insomma, non vorrei che, eh, insomma, possa, diciamo, andare a scatenarsi l'inferno. Insomma, ecco da lì in poi. Voglio essere complottista. Il crollo è dovuto uh, per ritracciare tutti i soldi che entreranno nelle cripto. Ora siamo tutti eh, sedati a nuovi fondi, sono, saranno rintracciabili. Non ho capito molto bene, eh, schedati penso che dici nuovi fondi, non ho capito però dove dove sarebbe il complottismo? Il loro crollo per far entrare nuove persone? Non è così, perché è crollato tutto il mercato, anche il mercato hold Quindi eh, il crollo del mercato delle criptovalute è dovuto principalmente al disastro di Luna, insomma, in questi periodi, ma precedentemente alla problematica della eh, tirare la manina indietro della Federal Reserve. E questa cosa, eh, diciamo, eh, se è indotta, è indotta dalla Federal Reserve, ma non solo sulle cripto, su tutto il mercato. Quindi questa cosa. Assolutamente non ha proprio senso eh, che poi ci siano interessi magari nel mercato lo vedremo e se entreranno le mani forti lo vedremo. Ti assicuro che istituzionali importanti nel mercato cripto non ci mettono mano se non con bruscolini e delle piccole puntate proprio perché quello che hai visto nel mercato cripto nella scorsa settimana su Luna è, è fatto ad opera di probabilmente istituzionali che se lo sono mangiati in tre giorni, quindi siccome loro uh, hanno paura di queste cose è difficile che mettano mano in un mercato estremamente immaturo, per esempio la DeFi è totalmente immatura, probabilmente lo guardano invece per uh, eh, ulteriori acquisizioni nei prossimi anni, questo assolutamente sì, però da qui a fare il complottismo magari che abbia diciamo un complottismo che abbia una logica quello che abbiamo visto finora sui mercati è assolutamente successo anche al Nasdaq per dirti, quindi non è che riguarda solo Bitcoin, eh, poi se da lì se da qui adesso Crasciamo ancora di più eh, è un altro discorso, però diciamo ti ho voluto specificare questa cosa. Avevo visto un messaggio, ecco, uh, avrà mai un futuro Pokémon? Allora, uh, ciao oh, Felice, allora io ho dei Pokémon che non so che fine hanno fatto perché non li ho guardati, saranno un disastro perché Allora, tutti questi progetti dei file sono un disastro, per, eh, no, non so che fine hanno fatto, io vi, ve lo dico proprio in maniera con, Proprio con grande, grande. Eh, diciamo stima e orgoglio dalla DeFi da un anno e mezzo, due che la utilizzo quando c'è stata la DeFi Summer. Ho guadagnato solo e esclusivamente su curve, con, oh, mettendo delle, dei bitcoin eh, all'inizio della DeFi Summer eh, perché mi hanno dato il token curve che poi è salito di prezzo. In tutti gli altri casi, utilizzando DeFi, è stato solo un gran casino, ragazzi. Vi dico la verità. Sulle stablecoin, ok, però questi token così salgono e scendono eh, come i funghi e, e sono mille volte più speculativi di qualsiasi altra cosa abbia mai visto. Avete visto il disastro di Luna. Eh, allora, io dopo la questione dello scorso anno della DeFi, volevo anche farvi un video eh, cosa ne pensavo. Però, secondo me, ragazzi, la DeFi... Non è un sistema adatto per creare rendita come la intendiamo noi, investitori al momento, è più un sistema per speculare e provare a innovare. Ci vuole un po' di tempo perché è totalmente instabile. E poi c'è stato il problema delle FI salite di ETH. Per cui per togliere dei bitcoin mi è costato il doppio di quello che io avevo guadagnato, ragazzi, le cose folli. folli. Eh, poi un domani ne viene un altro, poi c'è il progetto nuovo che ti fa il marketing, pompa e poi ricrolla. Allora, è un mercato spe eh, speculativo questo qui, non è un mercato da rendita, la rendita non è una speculazione. Ragazzi, se io voglio fare speculazione, mi metto e faccio il trader che è, mi studio le cose, almeno mi controllo il rischio, il mercato della DeFi non ha nemmeno il controllo del rischio è una speculazione infinita insomma abbiamo visto quest'anno tutto il macello che c'è stato, quindi è difficile che tu riesca a trovare delle rendite di un certo tipo, ora il, la, il test e la prova di progetti come Token l'abbiamo fatto perché il progetto è interessante ci poteva stare, ma sono capitali che andate a Perdere in pratica, li dovete considerare persi, ragazzi. Io ve lo dico proprio chiaro, come ve l'ho detto un anno fa. Per questo non parlo mai di questi progetti più di tanto, ne parlo tante volte così, in maniera un pochettino più alla mano. Ma non perché il progetto non sia buono Il progetto è una figata, capito? Ce ne sono tanti che sono molto belli eh, Il token è di Nexo stesso che non è DeFi è SeFi, Però anche quello rientra comunque nel mercato della DeFi Perché il loro token è nel mercato della DeFi È una specie di token tipo di un exchange eh, Però ragazzi, sono tutte speculazioni Cioè questo tipo di attività Non dovete considerarle rendite Cioè il concetto è quello Quando noi andiamo a mettere eh, in DeFi de de delle stable o dei bitcoin o facciamo il borrow mettendoli al lending e poi ci lo grandiamo io stili, li mettiamo un'altra. È un'attività ad altissimo rischio, ad altissima speculazione. Non c'entra nulla con la rendita che avete in testa voi del de, 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 de famoso pronti contro termine no? deposito bancario, ragazzi ma proprio nulla proprio, cioè è, è questo il concetto, non, è un'attività ad altissimo livello di rischio quindi avrà mai un futuro Tokamak? E non lo sa nessuno perché questi progetti sono ad altissimo livello di rischio quindi io metto del capitale all'interno di un progetto per fare un test che ne so ai 10.000 dollari ci metti 100 dollari questo è il concetto perché in, un in progetti di questo tipo ragazzi dovete usare solo il capitale che potete perdere totalmente ma proprio totalmente e voi la sera uscite e vi mangiate la pizza come se niente fosse poi ovviamente se siete molto bravi nello studio dei progetti della DeFi e siete molto bravi nel fare trading e quindi riuscite a gestire molto le posizioni potete anche usarla a mo' di speculazione per esempio quando ci sono quei grandi di pump dei progetti DeFi. Però è sempre lo stesso il concetto, è un mercato ad altissimo rischio, ad altissima speculazione. Non lo potete fare come un mercato a rendita. Quindi Tokenact ti dico non li ho neanche guardati proprio perché saranno distrutti. Non lo so che è successo, però io li tengo là perché semplicemente, ragazzi, un po' è anche il lavoro che facciamo, bisogna metterci dentro qualcosa per testare e metterci la nostra attenzione, il nostro focus. Però uh, come avete visto insomma sono quattro soldi quindi insomma uh, io li tengo lì e poi vediamo però che ti dico che si può fare un'analisi su questo tipo di progetti uh, soprattutto troppo giovani è una follia si può fare un'analisi su progetti DeFi che hanno più storico meglio utilizzare sulla DeFi la total market cap perché secondo me essendo già diversificata al suo interno ha maggiore valenza come grafico e io Insomma, quello lo usiamo da, da gennaio. Dobbiamo avere paura anche di tenere USDC o USDT in questo momento. Allora, questa storia del stablecoin eh, purtroppo eh, ha una sola risposta: eh, sì, ma non in questo momento. È da sempre che è così. Il problema è che ce lo siamo dimenticati perché eh, a un certo punto, quando l'abitudine ad aprire la finestra e trovare la luce del sole. Noi abbiamo l'abitudine a fare così ogni giorno. Ci sembra scontato che quando apriamo la finestra esce il sole, poi a un certo punto arriva l'inverno, piove, c'erano le nuvole e questo sole non c'è più. Ah, allora, dice ah, ma allora la finestra mi serviva più grande, oppure cambio finestra. E eh, eh, ragazzi, non è che è cambiata la finestra, non è che è cambiato niente. Allora, USDC e USDT sono stable coin con tutto ciò che è annesso ai rischi delle stable coin, ma non sono algoritmiche, che non è la questione l'una. Quindi, se voi dite. Queste stablecoin sono come l'una, no, assolutamente c'entra niente. Non è una stablecoin algoritmica, Tether, ragazzi, eh, e nemmeno USDC. Eh, sono molto centralizzate gli USDC, di meno. Eh, Tether è totalmente centralizzata. Il problema è che non sappiamo che c'è dentro. Eh, quindi io, io non ho il bilancio di Tether, eh, cioè, almeno non lo conosco, io ne sono pubblicato, ragazzi, per vedere se dentro ci sono le obbligazioni. Comunque Tether, teoricamente, è... Peggata a delle obbligazioni eh, presenti a livello mondiale, c'era molta Cina dentro, le azioni, altre cose, quindi è molto legata al mercato classico. Eh, il problema è queste stable sono sicure. Sono sicure come sono sempre state le stable coin nel mercato delle cripto, ragazzi, cioè fino a un certo punto, perché le regolamentano e le vogliono bannare, le vogliono chiudere e queste le distruggono. Cioè, questo è il discorso. Non, non, non sono emesse dagli stati. Cioè, la regolamentazione nelle stablecoin non esiste, quindi se la Federal Reserve dice che non deve esistere nessun dollaro digitale, queste non valgono più niente, cioè più, devono chiudere. Questo è il discorso, è, è, è un problema di regolamentazione. Poi non lo fanno perché noi non siamo come i cinesi, e, e, e di solito, diciamo, non si fa nel mercato occidentale, ragazzi. Però bisogna ricordare questa cosa qui. Cioè, siamo nel mercato cripto, e questo significa che quello che deteniamo, anche in stable stablecoin ha un certo livello di rischio nel 2018-19. Ne parlavamo sempre di questa cosa, c'erano interi video che facevamo dedicati proprio alle stablecoin per spiegare i rischi e quale stablecoin andare a preferire. Poi a un certo punto tutto nel dimenticatoio e ci siamo dimenticati perché nelle bull run i rischi se ne vanno a farsi friggere e quindi a un certo punto ci siamo dimenticati di questa cosa è diventata ah tutte le stablecoin, addirittura le algoritmiche sono ok perché mi danno il 20% su Anchor. No. Perché cioè, dobbiamo ricordare quello che è. Sono sempre Critto, ragazzi. Va sicuramente. Storicamente USDT è stata tanto tempo in piedi, USDC nasce proprio nell'ultimo crash, quello di marzo del 2020, proprio per sopperire a problema che aveva avuto dai. Però eh, sono sicuramente come ti ho spiegato nel precedente video settimana scorsa, le tre più eh, sicure che il mercato indica come più sicure, sono queste due e BUSD. Perché ti dico le più sicure? Perché sono quelle che al momento hanno una capitalizzazione maggiore e non sono algoritmiche. Poi, se sbaglia anche il mercato, Purtroppo eh, è impossibile saperlo ragazzi, perché eh, questo dipende da informazioni che non sono eh, pubbliche. Quindi noi non riusciamo in nessun modo a ottenere. Ma dovete ricordarvi che sono cripto queste qui ragazzi, sono le stable coin, sono cripto. Va bene? Quindi valgono tutti i concetti di rischio che valgono per tutti i progetti cripto. Ovvio che una stable coin non ha il rischio di fluttuazione di mercato rispetto magari alla coin di Uniswap, per intenderci, o di, di, di eh, tokenac. va bene? Quindi non hai il rischio fluttuazione, perché teoricamente è peggata, però hai il rischio di peg. oppure fallimento, come tutte le criptovalute. Hai il rischio hack, come tutte le criptovalute. Tutti i rischi standard che ci sono in questo mercato, va bene? Quindi ricordateli eh, sempre. Ha ragione, sono token, non sono oh, cripto. Vabbè, tecnicamente, però, eh, ovviamente... Hai ragionissimo: sono token perché girano sulla uh, blockchain di altre eh, criptovalute, eh, giusto da uh, sottolineare. Allora, farà in futuro una uh, competizione di live 3, Un'altra <ride> l'abbiamo fatta a dicembre. Vabbè, sì, la rifacciamo dai, magari la facciamo quest'estate prima dell'estate. Facciamo una a dicembre una a Natale, eh, Gianluca? Abbiamo fatto a dicembre la, la competizione di trading, vediamo se eh, la facciamo con FTX, ragazzi, eh, che è sempre eh, interessante, insomma. Come exchange, è eh, quella eh, di dicembre. Poi ho fatto una mega live lì otto ore. Insomma, ho spiegato pure la strategia. Ho vinto, però ho, ho dato il premio al secondo classificato. È stato molto bella, è una bellissima gara quella, ragazzi. Allora, ah, magari la facciamo. Dai, Maro, compra adesso BTC che ci fa fare un pump. Allora, dove sta andando? Mi diceva, allora lo facciamolo subito, dai, andiamo a compriamo BTC. vediamo. No, non lo compro. Mi dispiace, dobbiamo andare, ma. Vediamo, non lo so, sono indeciso, non te lo dico. Allora andiamo a vedere il uh, uh, scherzosamente. Stiamo un po' uh, scherzando. Andiamo a vedere il, uh, lo spread, ragazzi: lo spread con il uh, concetto del breakout del famoso uh, triangolone o figura di uh, teorica continuazione del trend. Adesso è diventata appunto una possibile figura di inversione del trend. Allora vi ho portato questo grafico la due settimane fa, mi pare. tre dove vi ho detto che il grafico più importante da guardare per capire l'eventuale ripartenza di una bull run è lo spread tra il eh, BTC e il doll e il Nasdaq ehm, 100, ragazzi. Allora, eh, questa situazione è un po' problematica perché questa figura di inversione sancisce con un breakout confermato in close weekly di questo livello che in teoria eh, non siamo più in bull market. Nei confronti del Nasdaq, questo significa che Bitcoin si eh, diventa debole rispetto al, al mercato old. E, adesso vi metto la log così la vedete meglio, e quindi perde un po' quello che era il suo trend nativo, cioè questo qui. Intanto conferma anche il fatto che tutta questa fase non ha mai subito una bulla. Uh, come nel 2017, ragazzi, vi ho parlato diverse volte. Vi ho detto diverse volte che Bitcoin non era mai andato in bolla come doveva andare, altro che 69.000. Infatti, lo stock to flow di B non ha funzionato perché non c'è mai andato in bolla. Eh, Bitcoin, ragazzi, eh, perché evidentemente la, la DeFi De gli ha tolto molto marketing e quindi in bolla non c'è andato perché la l'equidità probabilmente è girata sulla DeFi. Però questa è la questione in bolla qui. Noi non ci siamo andati e adesso con il Nasdaq ha breccato al ribasso. Qui ci siamo con l'ultimo livello proprio limite di minimo. Adesso ve lo faccio vedere sotto il quale conferma definitivamente la inversione di trend e, la, e se ne va verso la sua naturale chiusura del ciclo, anche il spread del ciclo, quindi i rapporti di forza nei mercati classici e crypto hanno comunque anche loro la strutture cicliche eh, e, e, e intanto grazie Massimiliano, intanto fa piacere eh, veramente, grazie, grazie di cuore eh, e questa struttura ragazzi eh, eh, allora vi, vi mostro diciamo il livello mi sono un po' distratto, eccolo qui eh, lasciate perdere il numero perché non c'entra niente visto che è uno spread, quello che conta è solo la direzionalità eh, la direzionalità e quindi il trend, anche perché eh, sotto questo livello, è debolissimo, ragazzi. Quindi, allora, qui abbiamo una struttura che riecheggia totalmente l'attuale situazione. Questo è un ciclo annuale ancora positivo di Bitcoin contro Nasdaq, però ha una struttura di massimo nella prima parte, che sancisce per tutti gli amanti della ciclica un ciclo palesemente eh, che tende a, ri a essere ripassista. Quindi probabilmente tutto sta chiamando una cosa del genere. Allora, non c'è un solo cavolo di grafico che ci porta a stare più sereni, ragazzi. Purtroppo questo si vive anche nella realtà perché Nasdaq, in realtà, negli ultimi due giorni sta respirando e anche salito. Bitcoin non reagisce, sembra un moribondo, ragazzi. Vediamo un po' cosa succede ehm, se riesce a rimettersi le forze. Perché io l'ho visto più volte Bitcoin fare questo giochino che sembra moribondo, però poi a un certo punto eh, fa il break e se ne riparte. Quindi eh, anche per questo sono in attesa, ragazzi. Non voglio parlare a sproposito. Non mi piace eh, dire delle cose che sono opinioni mie e poi eh, voi, eh, le prendete come delle, dei dati. Invece non è così. Perciò preferisco... Uh, um, stare con la mia opinione, ovviamente, in Academy, ragazzi, che siamo un gruppo ristretto, premium, eccetera, se devo dire una cosa la dico, uh, però è una mia opinione. Quindi i dati in questo momento sono molto uh, pericolosi, come vi ho detto. Quindi dobbiamo assolutamente fare molta, molta attenzione a questa fase. Quindi anche questo grafico, vedete, ci dice che. Eh, probabilmente ci stiamo per andare a una struttura di debolezza nei confronti di NASDAQ che, che dovrebbe concludersi così. Ah, soltanto dopo questa fase vediamo. Allora, se andiamo in questa direzione, io ho avvisato praticamente l'intera nazione da, da gennaio. Se andiamo, facciamo di nuovo bingo come il famoso raggiungimento di, del target price 67 che Bitcoin si è fermato prima eh, del 2021. Però ragazzi, ovviamente spero proprio di sbagliarmi in questo caso, ve lo dico proprio francamente. In ogni caso, se andiamo lì, il rischio è altissimo di scendere sotto i 20.000, insomma, a beh. Cioè, sono situazioni veramente... Eh, riducete la volatilità del portafoglio, ve lo sto dicendo da tre mesi. Riducete il rischio, riducete la volatilità, imparate a proteggervi, studiate. Passate eh, questi periodi, passate a formarvi, ragazzi. Perché che state lì sui grafici a vedere trend dei bassisti per tre giorni. O eh, tre mesi che vi frullano il cervello. Allora, se fate i trader e fate lo short va bene, ma non perdete tempo a cercare gli altri che non ci sono, inventandoveli va bene. Mi raccomando, studiate progetti se vi piace la default. Studiate quello che c'è dietro le cripto, studiate investimenti come si fanno i trader. Studiate perché i tempi di riposo nel mercato servono anche a queste cose e vi danno tanti valori aggiunti perché quando ci sarà una prossima fase di ripresa voi sarete lì, altrimenti vi bruciate la testa a pensare se l'una fa il forco, non fa il forco, la compro, la compro. La... State solo perdendo tempo giocando un videogioco eh, di cui, a cui non insomma voi siete, diciamo, eh, o, o, oggetti, eh, non soggetti. Quindi mi raccomando, non perdete tanto eh, eh, tanto tempo. Va bene. Allora, oltre ai corsi e all'Orebor libro. allora è il libro a, a, delle cripto non esiste un libro sulle cripto, cioè per investimenti, Dom, perché. Non cambia niente, il mindset dei, degli investimenti e del trading è sempre lo stesso. Il problema del concetto delle cripto è che tu il mercato cripto lo devi conoscere per capire le differenze che ci sono con il mercato classico e questa è una bella differenza, altrimenti noi prenderemmo tutti gli insegnamenti uh, imparati nel, uh, facendo trading o investimenti sul mercato classico e le svuotemmo alle cripto e tutto funziona. No, non è così perché le cripto hanno un atteggiamento leggermente... Um, e più uh, impulsivo in, alcuni, in alcune situazioni anche se bitcoin l'ultimo anno si sta livellando molto però uh, devi poi farlo, farlo tu. comunque leggiti assolutamente il libro per iniziare leggiti i libri di Marfi che sono quelli universitari si studiano sono vecchi città, però almeno capisci un po' di che cosa si sta parlando poi Ci sono anche tanti libri. A me piace molto anche il vivere di training di Alexander Elder, che è un libro molto bello, più innovativo. Però non ho, se lo studi senza sapere che cos'è la tecnica, non, 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 non ci capisci niente, o meglio, non lo sai applicare, quindi capito, raccomando. Eh sì, fallo io. Io non so che fare prima il giorno, a malapena riesco a uscire da qui, poche lo sì. E, allora, io ho scritto l'indice di un libro nel 2019, te lo, sto, te lo giuro e non, non sono mai riuscito a scrivere neanche una pagina perché non riesco ad avere tempo poi vabbè ragazzi, purtroppo è, è uno dei miei obiettivi della vita perché ho, ho insegnato all'università tanti anni e, e ho studiato tantissimo no? ho lauree eccetera e quindi per me i libri sono la cosa più bella che esiste quindi figuratevi, io l'adoro per me sarebbe la cosa più bella da fare però eh, ancora non ho avuto tempo anche okay, perché io se faccio una cosa del genere non la faccio per vendere il libro ragazzi la faccio per dare un contenuto di, di di cui sono fiero no e quindi la voglio fare solo quando sarò pronto eh, va bene allora forse non ci ricordiamo che eh, eravamo a 3 t di market cap ora siamo eh no però lo ce lo ricordiamo a come quello che manca sono i volumi il prezzo non conta ora perché se ci muove qualcosa di più basso e altro lo dare, ci sarà e distrugge ogni livello sia sotto che sopra mm. ovviamente è un concetto relativo ehm um... Uh, è relativo diciamo che non è proprio, proprio così però uh, sì, è una giusta considerazione il fatto che abbiamo dimezzato i, i livelli. Mauro dove andrà uh, ora che il portogallo <ride> è Dove andremo tutti ragazzi questa storia del portogallo? Non vi fate ridere per favore va bene eh, dove andremo tutti, dove andiamo tutti, bisogna andare in uh, un posto dove è regolamentato il tutto. Quindi, in questo momento, secondo me, è il posto migliore eh, regolamentato per il della Svizzera, perché è tutto regolamentato. Il problema non è la tassazione, ragazzi, il problema è la regola e le regole. Quando pagate le tasse, voi siete blindati, no? pagate le tasse, siete sicuri che state facendo la cosa giusta. Il problema è la non sicurezza, quando non c'è una legge e quindi nessuno sa che, che cavolo deve fare. Quello è un problema perché si affronta come? Allora ognuno ha la sua su sta storia è e quindi io spero che vengano regolamentate quantomeno dal punto di vista di tassazione nei nostri stati il più velocemente possibile per dare una certezza normativa perché il problema delle cripto è questo ragazzi, non il fatto eh, della non regolamentazione ciao Nid, grazie um, allora Uh, questa è un'altra domanda interessante secondo te le sefai sono più a rischio in questo periodo come si stanno comportando? Allora ragazzi i, a Bologna quando mi avete fatto questa domanda qualcuno di voi mi ha detto Mauro le, le, i gradi di rischio allora i tanti gradi di rischio sono di natura un po' ipotetica no? Perché dipende poi dal singolo però a livello macro eh, i gradi di rischio teorici sono nei progetti dove andate a uh, mettere diciamo il vostro cash Not your keys, not your money, and not your crypto. Va bene, quindi se non hai le tue chiavi private, non sono le tue crypto. Quindi il primo livello di rischio è toglierle dal wallet privato. Questo è, è ovvio. Però nel wallet privato è il livello di rischio, perdo il seed, perdo la passphrase, perdo l'accesso con la password, perdi tutto quanto. Se le sposti da qualche parte, secondo me, la scala del rischio parte dagli exchange. E quindi c'è exchange, perché gli exchange di un certo livello oggi non sono quelli del 2016, quindi in teoria dovrebbero restare in piedi. Poi dopo gli exchange abbiamo un livello maggiore di rischio, che sono le SFI. Anche nelle SFI devi capire dove andare a mettere la roba. Poi abbiamo un livello ulteriormente più alto di rischio, che sono le DEFI e poi nella DeFi tutta la varia la, la va le varie gradazioni di DeFi cioè eh, gli smart contract dentro gli smart dentro gli smart, e quindi tutti quegli imbottigliamenti nei vari progetti, quelli più piccoli quindi la struttura dove trovi maggior rischio è sicuramente sono nei progetti DeFi a scendere, no? Quelli dove vanno a catena eh, la struttura dove trovi meno rischio fuori dal tuo wallet sono gli exchange, ovviamente se prendi Binance per dirti, no? E quindi eh, non so Crypto.com o qualcosa del genere. La DeFi dove si colloca? All'interno, al secondo gradino, secondo me, da questo livello. Quindi la fai è rischiosa, ragazzi, è rischiosa. È rischiosa perché Perché la, la SeFi per fare quei rendimenti probabilmente stanno investendo in DeFi o comunque fanno delle strategie DeFi. Alcuni li prestano agli istituzionali come BlockFi, altri, eh, però la verità è che noi non sappiamo con grande trasparenza quello che stanno facendo con le nostre cripto. Stiamo sempre mettendo in mano a terzi quelli che sono le nostre cripto. Dobbiamo fidarci del team. E tutti quelli che sono le considerazioni uguali alla DeFi sono lì, ragazzi. Dov'è la differenza? Che i panni sporchi se li lavano loro e che quindi, mentre nella DeFi dovete farlo voi e, e se succede un crash siete dentro l'una, ciao. Lì loro hanno diversificato tutte le strategie. Per cui teoricamente, qualche fai, ragazzi, soldi con l'una li ha persi al 100%. Il problema è che loro probabilmente avevano strategie diversificate in altri DeFi e quindi in questo caso si sono magari salvate e magari hanno accusato perdite però compensano con i profitti insomma è una cosa più gestita tutto qui però, e siamo sempre lì, è un cane che si morde la coda ragazzi non escono rendimenti come i funghi senza sapere da dove fanno business più i mercati vanno in bear market più i rischi aumenteranno ve lo dico in maniera molto chiara tanto è vero che io la scorsa settimana da alcune chain sono proprio uscito non è che sono uscito dalla DeFi, <ride> ero già uscito sono uscito dalle chain addirittura, ragazzi. Ho spostato delle cripto dalle chain, quelle eh, dei layer di, di, Bitcoin, di Ethereum, e le ho portate a Ethereum. E lo so, eh, ragazzi, perché per una serie di motivi, secondo me c'è molto rischio. Voglio aspettare un po' di mesi per capire che succede. Quindi, addirittura, proprio anche questa cosa, che non sono l'unico a fare, perché se avete visto, comunque, anzi, vediamolo, ve lo faccio vedere perché c'è stato comunque una. Uh, problema serio anche con la questione legata al deflusso della liquidità proprio dalla, dalle chain, che è duplice, cioè dipende da diversi fattori. Ragazzi, cioè, eh, vedi la TVL, per esempio. Uh, nell'ultimo mese è, cra è crashato un po' su tutto, Tron che comunque vive in un'ottica a parte. Però dipende anche dal crash, questa TVL ragazzi dipende sia dal deflusso, vero? Ma anche dal fatto che le criptovalute sono crollate di valore, quindi eh, la stragrande maggioranza deriva dalle quotazioni, quindi attenzione perché questi valori vanno ponderati, quindi non li prendete in un certo modo. Però c'è qualcosa che qui si può vedere, se le cripto sono crollate tutte più o meno, Devono avere lo stesso tipo di andamento. Quindi, questa TVL che scende se noi troviamo questi eh, puntini. Che sono di TVL sensibilmente superiori a quelle delle top, non vuol dire che dipendono dalle quotazioni dalle aziende e delle, delle cripto che sono crollate, ma dipendono probabilmente proprio dalle TVL. C'è un modo per vederlo più mh, proprio tecnicamente, ma ci vuole più tempo. Eh, quindi, in questo uh, caso, vediamo Cronos, Phantom e Avax avere un po' più problemi delle chain di BSC ed Ethereum, eh, ragazzi, e anche la stessa Polygon che, come vedete. Eh sì, ha avuto, diciamo, una, un deflusso di TVL, però non tanto, mentre AVAX e ehm, Solana e è Phantom è e da un po', diciamo, che soffre per via di quel discorso della, del team di programmatori, però, insomma, un po'... Eh, di questo noi dobbiamo tener conto, ragazzi. Anche qui, dove non c'è liquidità, eh, starci dentro in un periodo del genere, dove possiamo andare incontro magari a qualcosa di più difficile. Eh, allora, ricordatevi una cosa: io lo so che sembra strano. Se io faccio un trade, ragazzi, eh, e, mh, e compro una criptovaluta o la short faccio una short a leva 10, quindi una leva esorbitante, sto aumentando tanto i rischi della mia operatività. Ma a che? Pro. Cioè qual è l'obiettivo? L'obiettivo è fare l'8% all'anno. L'obiettivo è fare l'8% in un'ora, due ore, ragazzi, non all'anno. Quindi se noi andiamo a dare disponibilità delle nostre liquidità a progetti o protocolli eh, per avere un 8% all'anno, se ci va bene, a che pro di rischio? Cioè, il problema è questo, ragazzi: eh, i rischi a volte sono visibili come nel trading e negli investimenti, e nelle, nelle fluttuazioni. Perché se fate un trade, voi il rischio dell'operazione lo vedete subito, immediatamente, no? Perché sta lì e lo stop loss è il vostro rischio e ce l'avete subito sott'occhio. Non riuscite a ottenere il profitto o c'è il rischio così. Ma se voi l'operazione la fate su un protocollo che vi dice che vi dà quella cifra e poi non ve la dà perché? Ve la danno il token e il token si dimezza perché crasha costantemente, poi spariscono, poi non si sa che fine fanno, eccetera. Voi questi rischi li sottovalutate perché sono rischi impliciti, non li vedete subito, sono camuffati. Ecco il problema del concetto del rischio rapportato a questi strumenti. Dovete ricordarvelo perché il concetto del cigno nero di UST è un cigno nero, quindi io non penso che si verifichi domani, che sia chiaro, no? Però ehm, questa cosa qui è, è, è proprio il vero rischio di questi progetti, ragazzi, del, dei prodotti della DeFi o della Sefai. Cioè noi andiamo a mettere un velo davanti ai rischi perché non vogliamo sapere quello che fanno per ottenere quel rendimento. Ma qualcosa la devono fare. Anche la Sefai, ragazzi, come fa a darvi quel rendimento? E qualcosa lo deve fare. Che fanno? A chi li danno questi soldi? Cioè, da dove li prendono i rendimenti? Allora, noi non vogliamo vederli queste cose. Allora ci mettiamo lì e diciamo, ma io non lo voglio che sapere. E in sostanza fanno oh, sempre trading o oh, a strategia di DeFi o oh, roba del genere. Cioè, siamo di nuovo, punto, e a capo. Quindi, o oh, alzate il tappetino per vedere che c'è sotto e lo vedete subito e vi spaventate lo dici no io il trading non lo faccio oppure eh, vi nascondete col tappetino così davanti perché dice, io oh, il trading non lo so fare faccio questo che è mille volte più rischioso ma non lo vedete e quindi siccome non lo vedete vi sembra più tranquillo allora è un gioco così il problema ragazzi allora seguite la liquidità perché se la liquidità esce da una chain non è una cosa buona quindi questo qui Uh, in questo momento ci sono delle de, de, insomma delle regole basilari molto tecniche che gli investitori possono applicare sempre ragazzi no un po' la basilarità delle cose se la liquidità se ne va da un, un assetio me ne vado cioè è vero non sta crollando non perdo la quotazione però vabbè ma chi ci lo stato cioè me ne vado infatti se vedete bene i rendimenti sono molto più alti quindi anche questo se i rendimenti sono alti il rischio è, è di più no ragazzi giustamente che è così poi bisogna dare a tutto il mercato modo di lavorare ma ricordatevi che state facendo un po' eh, un'attività di speculazione avevo ripromesso che avremmo guardato solana perché altrimenti eh, poi eh, mi fate restare male che dici che io non guardo no, non guardo le cripto ma sono tre mesi che io ho tante cose qui oggi la mia lista rossa tra l'altro va bene tra un po' aprirò un nuovo spread ragazzi perché oggi ne parlavamo con no, Ray eh, che è nel team eh, apriamo un nuovo spread sicuramente vediamo poi magari ve lo pubblico la blu e la uh, la verde eccola solana non la trovavo più eccola qui allora andiamo a vedere la questione legata a solana solana è praticamente la fotocopia di uh, ehm, ethereum più o meno ragazzi mi faccio Solo che qui ci sono i miei disegnini, magari la vedete un po'. Anzi, ne prendiamo una più pulita. Eh, così ci vede. Quindi, questa è Ethereum. Questa zona qui, sono vecchio supporto che evidentemente non ha retto Non mi ricordavo nemmeno ci fosse. I 3000. Ok, questa è Ethereum. Guardate invece è la facciamo così, questo qui, e di Binance, guardate, Solana, è praticamente la stessa struttura, un po' più eh, sviluppata in altezza, perché Solana è leggermente, vedete, 1, 2, 3. Allora, è tutto uguale. Il concetto è che queste criptovalute sono fortemente correlate, quindi non c'è una differenza eh, nell'analizzare la cripto Solana dalla cripto Ethereum. Allora, ragazzi, nelle fasi di bear market... Tutti gli asset finanziari si correlano tra di loro. Questo significa che dovete ricercare l'asset meno volatile. Ok, meno volatile. Qual è l'asset meno volatile delle cripto? Bitcoin e successivamente Ethereum, poi tutto il resto. Eh, ovviamente, stablecoin a parte, che non sono teoricamente volatili, stanno fermi. Ora, questa cosa. In un periodo in cui andiamo verso una zona di ribasso, eh, andare a cercare di comprare criptovalute ora Solana, poi c'è Kronos di nuovo CRO, poi vediamo NIR, eccetera, senza strategie di fondo è comprare contro trend. Anche Solana, che è un progetto interessante. Non potrebbe riprendere, soprattutto dopo il crash della sua competitor. Il rivale per eccellenza. Era proprio Luna di Solana. a Tante però che avevano anche lo stesso price, per una coincidenza, però avevano lo stesso price. Eh, allora, ehm, questa, questa crypto in questo momento, ragazzi, è in trend ribassista. Ora, il trend è finito? No. Abbiamo dati che ci fanno presumere che questo trend sta invertendo? No. Eh, nella situazione macro generale di Bitcoin, Ethereum e quant'altro, abbiamo dati che ci eh, dicono che questa fase di eh, ribasso stia andando a concludersi perché l'analisi ciclica ci ha detto che siamo in una fase finale di questo ribasso? No. Abbiamo dei dati positivi a livello macro da parte degli indici americani eh, e macroeconomia generale, tipo la Federal Reserve sta per ridurre i tassi e mettere liquidità nel mercato. No. Abbiamo innovazioni di un certo tipo nel settore delle cripto? No. Allora mi dovete spiegare perché fare un buy dei dip su questo tipo di cripto. A prescindere dal fatto il progetto è bellissimo. Ok, compratevi il progetto, compratevi il white paper. Allora, il progetto era bello, pure quello di Luna poi è fallito. Ma il, il concetto era pure Phantom, una chain che funzionava da Dio, ragazzi. Guarda, vi faccio vedere Phantom. E, cioè, il problema è, è che il trend si segue. Cioè, questo è, è il discorso, ragazzi. Phantom è stata è una super chain è bellissima e poi ha, ha, è andato a fare questa, questo giochino qui. Ma era bellissima precedentemente, poi guardate che crash che ha fatto, uh, qui siamo a dicembre del 2021, guardate che ha fatto, però cioè, non è che fa schifo, cioè questo è il discorso, e è una cena che funziona anche molto bene, a me piace anche di più di Polimo, non so perché mi, non mi sento più a mio agio sul Fantom. adesso l'ho abbandonata perché sta prendendo troppa liquidità, però... E, e, e per c'è cioè, la questione dei programmatori, però ragazzi, allora questa era la stessa cosa. Ora, se voi eravate qui quando eravamo qui, qualcuno diceva e eh, adesso è babba" e poi si è dimezzata ulteriormente. Trend is your friend. Il problema è sempre lo stesso. Io non posso andare a presumere che ci sia un'unica e sola criptovaluta che va contro l'intero trend dell'intero settore dell'intero pianeta. Sì, ci può essere, ragazzi. Abbiamo visto, per esempio, um, Maker che mi pare la scorsa settimana ha fatto eh, un rialzo in solitaria, ma è un caso su 2000. Non lo prendete voi, lasciate perdere, giocate il gratto e vinci. Allora il concetto di fondo è volete accumulare dei progetti che abbiano valore, studiatevi i progetti che hanno valore e guardate come questi progetti sopravvivono a una fase di Berman. Perché se questi progetti sopravvivono, allora hanno valore. Ethereum ha sopravvissuto nel 2017 al disastro delle ICO e poi è diventato Ethereum, perché dietro c'erano i progetti e tutto il resto. Eh, ma comunque Tirium a marzo del 2020 valeva 80 dollari, ragazzi. Cioè questo è il concetto. Non è che lo compravamo pensando di arrivare a 4.000. Cioè il concetto è trend is your friend e quindi lo dovete riapplicare anche su. Eh, questo tipo di cripto che non voglio eh, mettere lì a dirvi: ah non comprate mai perché poi eh, se voi giustamente gli dite, Mauro, io non so vedere un'inversione di trend, non so come fare trading, faccio un pack. Allora fate un pack, lo fate contro trend, però a livello di tempo vi state esponendo su un mercato in fortissima eh, difficoltà a forte rischio. Poi, che da qua domani il mercato recupera Io sono il primo a festeggiare ragazzi Proprio il primo, esco nudo A correre eh, di, 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 sul lungomare Va bene, però, però eh, il problema è Che quando lo fai, io poi prenderò la posizione Nel 2020 Io quando sono entrato Nell'ultimo ingresso su Bitcoin Era 9.000, 11.000 Tra 9 e 11.000 ragazzi, non a 3 Allora perché io non è che parlo così eh, Oggi, ho sempre parlato così Ragazzi sui canali perché il modo migliore di gestire queste cose? Perché il problema è che noi non sappiamo se questo trend si ferma ora. Noi non lo sappiamo, ragazzi. Voi potete usare tutti gli indicatori del pianeta, state solo cercando una conferma a una cosa che vi siete inventati. Il trend è quello che vi dice la direzione. Questo è un trend di in difficoltà. Ora, se voi volete andare a comprare con un pack da qui ai prossimi due anni. 100 dollari, ovvio che se mettete 100 dollari oggi la cripto scende del 30%, avete preso 30 dollari, non vi mangiate una pizza il sabato e avete, cioè non è un problema, ragazzi. Allora, però quello non è un investimento, è position sizing, è tecnica di money management. Allora va bene, però ricordatevi, non andate a cercare progetti che vi facciano uh, fare chissà cosa in un mercato a ribasso, perché non li trovate, questo è il problema di fondo. quindi non andiamo a esagerare con questo concetto della stock picking, eh, esistono, eh, esistono delle logiche di mercato che dovete sempre ricordarvi, e, e, e sono fondamentali. Allora, dopo questa disamina accurata, ci hai steso tutti. Ragazzi. Io lo sapete perché non dico questa cosa: non è commerciale. Se io vi dico queste cose, voi il canale non mi mettete mi piace, e, e ve l'ho già detto perché non è commerciale. Ok, e, e, però non è brutto, io vi assicuro: non è brutto. Cioè, vedere un mercato in ripresa, voi dovete sopravvivere alla fine del bear market, arrivare con le conoscenze adatte e con i capitali in grado di poter salire sulla nuova burla se domani ci dovesse essere. Questo è il vostro obiettivo. Non trovare oggi un trend eh, che non esiste o non potrà esistere. Quindi, Solana si comporta bene se voi guardate insomma la, la struttura e ancora sopra il minimo. Del ciclo annuale, eh, neanche Bitcoin è sopra il minimo del ciclo annuale. Quindi, Solana si comporta bene, però perché io devo andarmi a prendere una cripto? Che magari mi rischia, non so, di fare una cosa del genere eh, Magari aspetto un po' di tempo, vedo se mi dà un segnale di inversione Ah la compri più alta, eh ma non me ne frega niente La compro più alta, ma almeno io l'una non ce l'avevo nel portafoglio ragazzi Perché il concetto è questo, quindi ah, la compro più alta Non è una gara ragazzi, una gara. gli investimenti non sono una gara Sono una maratona, cioè non intendo, non è una gara, è uno sprint Ok, non è una gara, se ho fatto il lapsus sono una maratona, dovete sopravvivere per vent'anni, non è da qui a domani. Quindi studiatevi questi progetti. Solana, come si comporta? Ecco, compito a casa per la prossima settimana, settimana di maggio. Come si comportano i progetti cripto top 50? Tra i top 50 nella fase di bear market, andatevi a trovare le 5-10 coin che sono le più belle di tutte. Ora faccio un video così e lo mettiamo su YouTube. Perché? È una uh, questione eh, fondamentale andare a ragionare in un certo modo. Poi che voi mi dite, ma ormai io qui mi voglio divertire, 100 dollari mezzo. sì. però il divertimento: è non stai facendo un investimento, allora non stai facendo una cosa che poi rischi scottato se cioè un progetto crascia. Che ripeto, è un cigno nero quello di Luna, quindi cigno nero di solito una volta ogni due anni. però ragazzi, può capitare, può capitare anche a Bitcoin, cioè, eh, io non credo, però potrebbe va bene. Quindi il concetto è. Seguiamo delle logiche di pianificazione corrette. Quindi studiatevi queste cripto, quelle che vedete che stanno andando bene, stanno performando bene e stanno reggendo meglio, perché vuol dire che magari hanno le spalle solide, hanno le fondamenta solide, hanno dei progetti dei team in grado di fare lavorare sugli sciacquoni della scorsa settimana. Quali sono le cripto che hanno letto? Allora, queste sono. Cose di rilievo, ragazzi, e eh, non è male, per esempio, anche perché no, ce la se fai andatevi a vedere i token e tutto il resto. Va bene, sono un po' franco, è vero, hai ragione, ciao Francis Sì, sono un po' trasparente, un po' troppo perché poi divento poco commerciale. Ma che, che i soldi si fanno in bear market è un dato di fatto, esattamente, si fanno in bear market, e se però te li conservi. Perché se tu alla fine del bear market arrivi che non c'è più un dollaro perché hai investito tutto contro trend, poi magari ti arriva l'occasione d'oro e non riesci a comprare. E dici cavolo non ho possibilità va bene quindi mi raccomando eh, amo il tumorismo pure in siberia e eh, ragazzi lo so perché il problema è, è, è che è, è, se non cioè che facciamo ridiamo così non si piange io lo so che moltissimi hanno avuto problemi la questione luna e io per questo mi sono molto innervosito la settimana scorsa ragazzi perché nel 2018 ero piccolissimo avevo un canale di pochi migliaia di persone e quando urlavo a tutti trend is your friend, eh, ovviamente eravamo quattro gatti. Quindi, poi questa volta invece è stata una cosa un po' più incisiva e io lo so benissimo che significa perché, ragazzi, tutti siamo passati dalla sensazione di disagio nel perdere capitali, eccetera. Ora, se avete diversificato, avete ascoltato i consigli di asset allocation, avete fatto il trend is your friend, avete perso quattro soldi e va bene come insegnamento perché io anche in accademia qualcuno. Eh, di quelli che in Accademia da noi ha avuto una bella lezione, ragazzi. però eh, eh, il concetto di mindset è farne tesoro di queste cose. Non vi dovete fare abbattere. Va bene, non vi dovete fare abbattere perché a tutti possono succedere le cose. Quindi cercate il modo giusto di operare. E il modo giusto di operare non è contro trend, questo è il problema. Poi se comprate domani e domani facciamo più 50, è fortuna, ragazzi. Eh, può capitare, ma è fortuna contro trend non si opera perché non è il modo giusto. Eh, no, non c'è un altro poi il buy the dip è una strategia va fatta con i crismi, con dei criteri e delle tecniche precise per farla quindi non la potete fare così a caso, va bene, questo è il discorso poi eh, io sono qui, ho eh, anche un ruolo adesso ragazzi quindi vi urlo queste cose quindi eh, perdonatemi ve lo dico in maniera molto, molto sincera e molto serena, perdonatemi se sono un po' uno scassa bip perché ve lo dico eh, proprio perché voglio che questo messaggio resti impresso, perché se anche fate un body dip domani, fate, lo fate in maniera più cosciente, secondo me, se sentite questi video, non dovete mai imitare quello che faccio io e né quello che fanno gli altri, dovete sempre fare le cose vostre, però conoscendo quello che state facendo, io penso sempre che la luce accesa cioè in una stanza sia la migliore soluzione per tutti i mali, quindi è, è quello che, che dico io, eh, secondo me è fondamentale una cosa del genere. Va bene, allora Solana, bellissimo progetto, ancora è difficile in questa fase come anche Bitcoin, anche Solana ha una struttura ciclica eh, e ribassista con il suo semestrale che probabilmente ha chiuso qui, è anche più evidente il semestrale di Solana a 220 giorni, eh, ora qui è totalmente virato al ribasso, dobbiamo attendere un pochetto perché dovremmo fare una mini ripresa adesso per poi andare a chiudere questa struttura. Quindi se fate trading, allora eh, usate il trading, ragazzi, va bene un'altra cosa, ma se fate eh, un investimento che deve durare qualche anno. Questo momento è contro trend. Quindi non c'è niente da fare. Però Solana non ha l'annuale ribassista, come ce l'hanno altre cripto. Per esempio, Ada e, ed altre che sono in, um, in eh, trend ribassista. Vedete, questo è eh, il grafico di Ada, è identico a quello di Solana se non per il fatto che la struttura del trend del ciclo annuale è ribassista, ragazzi. e come l'ho detto qui: eh, quando eravamo, quando stavamo rimbalzando in queste zone, qualcuno di voi ha fatto anche una live. Eh, dove ho detto il trend di Solana è ribassista, il, il ciclo è ribassista. Solana torna a scendere. Infatti, poi ho fatto lo, lo short no, su Solana con il, lo spread. Ah, allora, questo però vedete è una cripto più debole di Solana. Quindi, se io voglio fare una eh, struttura di, di, di forza relativa, posso anche dire, ma magari Solana è un, po', un po' meglio. Andiamo a vedere anche CRO, per esempio CRO ha breccato il minimo del ciclo annuale. Vedete? Quindi fa schifo la cripto, cripto.com fa schifo, lo dobbiamo chiudere, no, non c'entra niente queste sono fasi, i cicli ragazzi, sono andamenti naturali del mercato tutti ce li hanno, non è che una cosa può solo salire, si può anche assestare ora il CRO magari hanno fatto una campagna un po' strana nel cashback, però al di là di questo, sicuramente con un progetto che deve lanciarsi sulla DeFi la DeFi in questo momento non sta funzionando neanche quindi soffre, ma non è che la carta cripto.com non funziona più, cioè non, non è questo il discorso e che ogni asset ogni periodo attraversa delle fasi avete visto paypal il crash che ha avuto netflix il crash che ha avuto non è che netflix adesso eh, si è spenta però vedete questo è il ciclo annuale ehm, eh, scusate ho oh, eh, invertito il ciclo semestrale scusatemi di, eh, ehm, eh, no questo è l'annuale di crypto.com non di, di Ada scusate ragazzi allora questo è l'annuale di eh, CRO vedete è Ribassista teorico annuale perché, tra l'altro, qui mi sono sempre espresso con un grandissimo dubbio su questa questione. Quindi, io qui questa non la compro, aspetto un po' e risale. Eh, Sti sì, cavoli, non è un problema perché <ride> ci sono tante altre cose. O Bitcoin e eh, prendiamo altra roba, va bene, ragazzi? Allora, ci sono delle delle cripto che sono andate solo isolette solette a, a fare altro. Io monitorerei. Eh, BNB in questa fase, e ve la dico come chicca chiusura di questa live perché ragazzi mi piace tanto BNB in quanto ha una struttura ciclica che... Eh... Vabbè, io ora lo dico, vabbè, però eh, so, non mi linciate. La struttura ciclica di BNB è come quella di Luna. Ora, eh, poi Luna è fallita, però eh, che intendo ragazzi? Intendo anticipatrice del ciclo annuale. Luna l'ha chiuso malissimo, il ciclo annuale lo sta chiudendo adesso Fa proprio male. Però, allora, il ciclo annuale di eh, BNB anticipa un po'. Eh, quindi, in sostanza, dovremmo assistere a un minimo prima su BNB rispetto agli altri. Tra le altre cose, è un ciclo annuale molto bello questo, perché è anomalo rispetto a quelli di Bitcoin ed ETH. Quindi è completamente diverso ed è di natura ternaria. Guardatelo qui. Quindi, in teoria... Se dovessi guardare una cripto inizierei a guardare BNB non a comprare, ho detto a guardare perché potrebbe essere anticipatrice di queste fasi cicliche. E, e questo che possiamo fare nei prossimi due mesi: intanto aspettare che Bitcoin magari riesca a recuperare sopra quota 32.000, perché sopra quota 32.000 Bitcoin inizia un nuovo ciclo mensile, che sarebbe il primo del trimestrale, che dovrebbe portare a finire il ciclo. Annuale sotto siamo solo fluttuando, ragazzi. E se Nasdaq ci chiude in negativo un giorno ci butta giù. Questa è la mia paura. bene allora, ultime 5 minuti di domande. E vai con liscio. Sono le 8, me ne voglio andare. È andata così. Bellissima live anche questa, ragazzi. Vedo che siamo anche tantissimi su Twitch e eh, moltissimi, eh, devo essere sincero, molto bella. Uh, me lo scrivo sul avambraccio, però attenzione: questo è un Mm, io, io lo butto giù per spiegarvi ragazzi che è un modo in cui no quando vi scatta il neurone per fare quell'acquisto spregiudicato allora poi vi, vi spunta questa frase e, e poi eh alzatevi fermare ricordatevi che trend is your friend significa anche che non comprerete mai un minimo e questo è giusto così poi magari se studiate un po' piano piano allora quando riapre l'academy è aperta ovviamente solo per gli iscritti al corso e se sei già formato, che hai fatto altri corsi di formazione? hai letto tanto, scrivi una mail a infochiocciola tradingon.it e, e ti danno accesso. Eh, sicuramente sei già a un livello alto di formazione. Se non siete formati, l'accademia, ragazzi, non va bene perché non, non ci cavate un ragno dal buco, non capite niente. E quindi, che c'entrate a fare? cioè Questo è il discorso. Quindi è eh, un po' così. Vediamo se eh, comunque eh, cerchiamo una soluzione anche a questa cosa. A me eh, farebbe piacere far entrare tantissimi, però. Uh, dicembre 2019 gennaio eh, 2020 scusate sono entrate tante persone che avevano proprio grandi difficoltà si vedeva quindi io lì quel giorno poi ho detto vabbè chiudo ma UST non doveva tornare in PEG secondo te eh, secondo quanto avevi detto allora quanto avevo detto quando ma hai detto che UST doveva tornare in PEG uh, allora UST può tornare in PEG solo se modificano il progetto ricordatelo, perché è un problema di capitalizzazione, te la faccio vedere, guarda, così ne, ne parliamo. Allora, sicuramente tutto il progetto Luna e Terra hanno l'unico obiettivo di far tornare UST in peg, però al momento non si è mossa, è rimasta sempre lì a fluttuare. Perché? Perché non hanno le risorse. Ora, allora, se loro hanno le risorse e le spendono tutte sul peg di UST, allora UST la rimandano in peg, però c'è un problema, che non vogliono abbattere la capitalizzazione di UST infatti questa cosa poi l'avevo detta nell'ultima live che avevamo fatto da Alessandro perché se loro non abbattono la capitalizzazione di UST e stanno ipotizzando che UST ha una market cap gigantesca ma se non vale più un cavolo per il mercato e tu me la lasci in quel modo ovviamente non si pega più questo è il discorso perché o oh, ritorna ad essere il top del top dove cavolo sta? eccolo qua eh, oppure non si pega più, perché fino a quando non c'è l'equilibrio di mercato, allora tu mi lasci una capitalizzazione eh, di mercato eh, eh, di 11 billion di UST, e eh, 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 c'è cioè questo, cioè, per cosa? Cioè, significa che se questa torna a 1, in pratica vale 11 billion, e eh, eh, siccome è 11 billion sulla base di che? Cioè è una algoritmica questa, cioè, non può avere 11 billion di market cap con niente dietro, perché prima c'era tutta quella fanfara di Luna che sosteneva, teoricamente, questo progetto. Ah, se tu eh, hai ehm, una stable per ritornare al peg, devi dargli il peg del mercato, cioè quello che il mercato ti dice, quanto vale questa roba? Allora, questa la devono, gli devono togliere uno zero. Cioè, se, se la barnano, in pratica, non so se si può fare, te l'ho detto prima, se la barnano, cioè devono barnare, devono togliere il capitale circolante, perché così com'è, non può tornare a uno in quanto non c'è niente dietro, quindi o ricreano totalmente quello che c'è dietro, oppure devono distruggere le coin, le devono distruggere, le devono barnare in modo tale che ce ne sono di meno perché il mercato sta dicendo che questa criptovaluta, ragazzi, questa stable vale un miliardo, ed è già tanto secondo me, anche troppo, quindi loro lo dicono che vale un miliardo, però, io ci c'è, se tu ne hai messo nel mercato 11 miliardi con un progetto che non esiste più, hai fatto un casino e tutto il resto, eh, io non te la valuto così. Quindi, il concetto: Luna, UST, se la vogliono salvare, che come ho detto, può tornare al PEG. O se distruggono il, il token e lo barnano, oppure se ricreano tutto l'ecosistema sottostante, ci vogliono sei anni. Non lo so quanto ci metteranno, sinceramente. Quindi, il concetto di fondo è, è questo qui, ragazzi. Quando vedete una cripto, una stable, ha questi suoi concetti, cioè eh, loro possono dire che è peggata tutto quello che vogliono, ma è il mercato che decide e il mercato decide in base al valore che gli dà. Questa cripto per il mercato vale un billion, ce ne sono 11 billion, quindi dov'è? No. Cioè questo è il discorso. O la distruggono oppure eh, ricreano un progetto che la rivalorizza, ma insomma, la, la vedo un po' difficile. Secondo me la dovevano distruggere già da prima se, se era possibile farlo. Ovviamente, ragazzi, se la distruggono, la distruggono i wallet anche di, di, di chi la possiede. Quindi non vi aspettate, cioè fanno un bacio, cioè, una, una specie di restyling. Non so se si può fare, un restyling generale, vabbè. E, e la distruggono. vabbè Ok. Ruev. Si è te. Sì, 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 sì avevo detto questa cosa qui. Diciamo, alla fine ho detto so la, se si sì, modificano, vabbè, ce l'ha. Insomma, qualcuno il cartello che l'aveva. Insomma, ragazzi quindi un po', no ovviamente. Insomma, io ho anche altri amici che l'hanno, quindi, secondo me, può tornare al tag solo se succedono queste cose qui. Purtroppo, questa poi sta al team decidere e quant'altro. Comunque ve l'ho specificato un po' meglio, ragazzi. Poi, per dire il tutto va bene, basta parlare di due. Sinceramente, hai ragione. Io l'ho presa, la tengo lì tipo Doggio, capito? Preso 50 dollari, che vergogna, la tengo lì come ammonimento. Allora, cosa ne pensi della proposta di fork? Allora, penso che stiano solo perdendo tempo con cose inutili. Quello che sarebbe l'unica cosa utile che sarebbe è quella che ti ho detto adesso, cioè distruggere totalmente gli UST perché il loro progetto fa schifo e, e, e il mercato non lo vuole. Quindi, questa uh, storia di inventarsi soluzioni per mantenere 11 billion inesistenti sul mercato, cioè sì, poi fai il fork e ci mancherebbe. Assolutamente, può essere tutto valutato perché una cosa sono i programmatori stra stra bravi che hanno gestito tutto quella roba lì, ragazzi. Una cosa è la tokenomics dell'ecosistema che non è andato: non è andato, è inutile che ti lì, che tiri. Cioè, siamo nel settore delle cripto noi, ragazzi. Quindi, la vera, la vera forza del settore cripto è proprio la velocità in cui si può dire questo esperimento non funziona, buttalo via e fanne un altro. Quindi riprendessero tutti i programmatori che hanno sviluppato l'ecosistema loro, che era fantastico, e ne facessero un altro, sarebbe anche meglio. Perché secondo me. È meglio però se vogliono dare veramente a qualcuno degli investitori che gli ha dato fiducia devono barnarsi tutti le loro cripto quelle che hanno loro in tesoreria, distruggerle totalmente e far risalire il prezzo di UST il più possibile fino al diciamo al punto tale che ripagano quantomeno una parte degli investitori io la vedo così però è un po' old style la mia visione chiaramente da, da insomma da, da logica un po' eh, diciamo non troppo diciamo criptofriend direi che diciamo così quindi la vedo un po' così Valo, se ti aspetto un rimbalzo su Sol e altre perché valuti così fortemente lo short nei prossimi giorni ehm, perché a, allora dipende dall'orizzonte temporale se io mi aspetto un rimbalzo è una strategia da qui a fine mese va bene è trading però quello lì stai facendo trading attenzione quindi ho già gli stop inseriti in serie di macchina sto facendo edging della posizione Sto, cioè, sto facendo strategie di trading va bene se tu stai facendo una posizione su Solana perché la vuoi prendere per tenertela un anno sei contro trend eh, cioè, capito qual è il concetto se io voglio fare una posizione di trading faccio anche un buy the dip ma è trading cioè è trading nel senso che io faccio un buy the dip ed esco due giorni dopo un giorno dopo se mi va in stop loss ragazzi quello è trading è trading e trading ragazzi possiamo fare mille operazioni al giorno anche non ce ne frega niente ma se tu fai una un'operazione per posizionarti su quella uh, cripto da qui ai prossimi un anno, sei contro trend. E allora io dico, aspetta un po' e vediamo che succede. Questo è. Va bene? Urra. Allora, quindi il cambio trend, se avverrà, sarà più o meno un respiro solo a fino a chiusura. Allora, teoricamente dovrebbe essere così. Poi vediamo. Va bene, perché se questo l'eventuale rimbalzo porta maggiore linfa vuol dire che la ciclica che abbiamo visto finora è sfasata quindi va rivista e allora dobbiamo andare a prendere a prendere posizione in maniera diversa ma non è che adesso il mercato ti prende e ti sale diritto così con tutte le migliaia di cripto cioè se un punto di ingresso te lo dà magari non è il minimo questo assolutamente no ora se tu stai cercando di comprare il minimo quello è un errore perché eh, gli investimenti non si fanno comprando i minimi ragazzi a meno che non siate Warren Buffett, non avete 8 milioni di miliardi e conoscete i team che gli chiamate. Conoscevate voi DuPont? Va chiamato il giorno prima: oh, vedi che sta crashando tutto. No, queste cose, almeno io non le, non le so. C'è qualcuno che, eh, diciamo, le, eh, le, eh, eh, magari conosce davvero queste cose. Vabbè, certi analisti di ciclica dicono che ci sono circa 40 giorni massimo per chiudere l'annuale su BTC. Potrebbe essere 40 giorni maggio, giugno, luglio. Sì, più o meno, ci può stare. Sì, anche di più, perché 40 giorni? Non è detto. L'annuale ha comunque un una volatilità molto ampia, eh, perché se tu consideri un annuale con una deviazione standard del 20% standard, ha 80 giorni di oscillazione, cioè un trimestrale in pratica. Quindi... Non, non c'è, cioè dire 40 giorni massimo, no, no assolutamente no, no, no. Cioè, fino a settembre, secondo me c'è tempo. Poi abbiamo visto, per esempio, l'anno scorso, ragazzi, l'annuale doveva chiudere a marzo, l'ha chiusa a maggio, cioè ha ritardato due mesi, quindi no, io non darei queste giornate, non, non è così, la ciclica eh, vi indica una struttura eh, di tempo, ragazzi, ma il tempo è molto variabile, per esempio. Eh, ora che bitcoin è sceso tantissimo e molto velocemente, il tempo si accorcia nel senso che il mercato probabilmente ha raggiunto prima un livello di target di prezzo e il tempo ancora non c'è arrivato. Allora, cosa fa? Sta fermo per due mesi, capito? Quindi il tempo va, va, va interpretata questa cosa. Quindi, attenzione a dare dei paletti troppo definiti sugli annuali, perché gli annuali hanno un'ampia volatilità di eh, oscillazione. Quindi, non, non hai il modo giusto di fare, tutto qui, ragazzi. Uh, deve chiudere un annuale. Sì. O l'ha chiuso adesso con un annuale a 300 giorni oppure lo deve chiudere. Se lo deve chiudere, secondo me, dall'estate c'è tempo. Può essere anche che il minimo dei 25 gli basta, e oscilliamo così fino ad agosto, ragazzi. Eh. Io ci metterei la firma, Ve l'ho detto l'altro video. Ci metto la firma se oscilliamo così, ma non penso purtroppo, però vabbè, ci metto la firma. La facciamo la settimana verde dopo sette rosse? Eh, sarebbe interessante vedere questa cosa. Vediamola, vediamo come siamo messi sulla settimana dopo sette rosse. Uh, ho perso bitcoin. Ho perso bitcoin. Vediamo dove stai. Uh, Mamma mia, che brutti questi grafici. Veramente brutto, brutto, brutto. Allora, ragazzi, devo essere sincero? Spendo anche una parola per il re. È tutto sommato l'ha gestita, diciamo, questo crash strabiliante. Allora, siamo a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 settimana rossa. Ti dirò che oggi siamo a martedì e che nella sua struttura eh, di pattern questa candela teoricamente verde non ci diventa. Cioè, eh, ha, un, ha molta difficoltà a diventare verde perché nella, eh, nella price action quando si verifica una candela con una shadow estremamente pronunciata verso il basso e un corpo rosso, quindi una long black candle che è stata recuperata in pratica sul finale, di solito la percentuale delle volte, diciamo, è molto probabile che la candela successiva sia una piccola come quella che stai vedendo, ma comunque rossa, cioè che va a comprare, che va a coprire questo piccolo pezzo del corpo della shadow precedente. Eh, quindi in teoria da quello che vediamo qui è un po' più difficoltoso vedere una verde perché per vedere una verde dovremmo andare sopra il prezzo di apertura e quindi posizionarci qui. Invece questa candela in teoria è anche migliore di una verde, ti, ti direi una bugia perché la verde potremmo rischiare di fare il pump e poi chiudere più o meno sopra con nulla di fatto e poi riscendere alla successiva. Eh, potrebbe essere interessante invece chiuderla proprio così. Come una, una candela rossa in questo modo e riposizionarci qui con una piccola verdina per poi decidere se andare effettivamente a recuperare i 40.000, i 38.000, se ci riesce, insomma, è molto, molto raro. Quindi ti dirò che eh, non lo so, ragazzi, forse preferisco che la, che la lasciamo così questa candela. però uh, tutto è possibile, come sai, la sequenza delle candele ha, uh, è una serie storica e tutte le, è le serie storiche. Non si può fare un calcolo vero di probabilità. La probabilità è sempre 50 e 50, chiaramente, però ehm, ehm, più o meno diciamo ci può stare diciamo ehm, anche una figura così a livello di pattern. Di solito si verifica. Ciao Manu, ma se eh, condivido l'indirizzo dei miei wallet di leggere per ricevere dei pagamenti possono risalire al saldo. Sì, certo, come ovvio a questo problema di privacy in nessun modo. Devo collegare un wallet esterno per ogni eh, blockchain, sì. Eh, oppure devi fare un n indirizzi eh, sul tuo wallet. Per esempio, hai un wallet di Bitcoin che ti dà n indirizzi. Eh, tu, ogni volta che ricevi un pagamento usi un nuovo indirizzo. Eh, in quel caso, ovviamente, è sempre zero il tuo saldo eh, su, su Bitcoin. Su Ethereum è molto più difficile perché devi fare. Ehm, eh, cioè, lì c'è un wallet unico, quindi devi fare diciamo tanti wallet eh, per ricevere, se no, ti vedono il saldo, sì, certo. Eh hai visto com'è trasparente la blockchain altro che nascosta facciamo una settimana vedo, 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 abbiamo detto, ragazzi ultima domanda un bel hammer pattern ci sta beh sì, eh, ci sta ma io insomma ti ripeto vedo questa situazione abbastanza uh, così ragazzi voglio, voglio aspettare un po' di tempo mm, la difficoltà di questi giorni ci può stare Mauro viene in Sardegna ad agosto così ci dimentichiamo dei minimi di PTC ti aspettiamo allora se posso fine mese di agosto vengo di nuovo come lo scorso anno Stratosferico la Sardegna adoro, ragazzi. Il Cresc BTC causato da Luna e Osti potrebbe aver velocizzato i processi di chiusura. Assolutamente sì, questa è una bellissima affermazione, ragazzi: sì, può aver causato un'accelerazione sui prezzi, non sui tempi. Questo significa che il prezzo è arrivato prima, il tempo ha bisogno di respirare, e quindi stiamo fermi in oscillazione su e giù per un po' di tempo. Ti faccio vedere il concetto in questo caso specifico potrebbe non essere così perché ehm, il mercato è messo molto male però questo concetto nella ciclica fatene tesoro ragazzi perché sì esattamente così eh, quando ci sono delle shadow molto pronunciate il, eh, a volte può avvenire per esempio guardate qui nell'ultimo annuale di maggio 2021 è successo più o meno la stessa cosa cioè due settimane che hanno colmato l'intero percorso che il prezzo doveva fare ma poi mancavano tre mesi di tempo, e quindi il mercato che ha fatto è arrivato al prezzo, e per tre mesi non ha fatto niente. Poi, finito il tempo, e quindi finita la fase di respiro, quella ciclica, ha iniziato una nuova fase di trend, molto evidente, quindi esattamente quello che hai detto è molto corretto, molto giusto bravi, eh, va bene ragazzi allora, eh, io vi ringrazio grande live, 8 e 10, tantissimo eh, in ritardo, 1 ore 35 tanti contenuti eh, vi ringrazio e noi ci vediamo nella prossima live, probabilmente domani visto che ho deciso di fare martedì e mercoledì vediamo se domani eh, c'è qualcosa di nuovo e trattiamo altri eh, argomenti, va bene? allora, ciao a tutti e alla prossima sto sperimentando, Gianluca questo questo nuovo format Twitch voglio vedere che succede per un paio di settimane. Poi eh, magari ritorniamo alla naturale eh, nostra programmazione. Ciao raga, allora, alla prossima, forza, bitcoin sempre.